Colleghi, signor Presidente, io desidero innanzitutto ringraziare lei per l'attento ascolto dei contributi che questo ramo del Parlamento fornisce al Governo alla vigilia di ogni Consiglio europeo. A lei parrà scontato, ma noi no. In tanti anni, per troppi anni, i Presidenti del Consiglio svolgevano la loro relazione, si alzavano e se ne andavano. Ringrazio lei e il suo Governo per l'attenzione che presta il rispetto nei confronti del Parlamento, perché la sua attenzione rende meno rituale questo appuntamento e diventa sfidante anche per noi fornirle le migliori osservazioni su un ordine del giorno ampio e articolato che lei ha perfettamente illustrato prima, verso una reale, sostenibile e umanitaria strategia europea sull'ondata migratoria che preme al confine mediterraneo, frontiera europea che necessita di protezione europea, condivisa e solidale, piaccia o non piaccia a paesi come la Francia, che al blocco delle sue frontiere di qualche mese fa, lo ricordiamo tutti, oggi viene scoperta persino in flagranza di riprovevoli astuzie. E io mi auguro che il suo governo renda giustizia a questo paese, chiedendo alla Francia di rispondere di queste scorrettezze. Comportamenti come questi, infatti, rendono di tutta evidenza la necessità di rivedere e ridiscutere regole dei mandati delle operazioni di Frontex e le superate previsioni di Dublino, per sviluppare efficaci politiche di partenariato che concentrino, a nostro modo di vedere, tutte le risorse possibili dell'Unione proprio in quell'area del Mediterraneo, fino a quando non sarà superata l'emergenza umanitaria che troppe volte si trasforma in tragedia umanitaria. Ma una lettura attenta di quel regolamento che è in via di approvazione proprio in questi giorni prevede risorse dedicate, sparse nell'intero globo, dedicate persino ai rapporti tra l'Unione Europea e aree come quella dei Caraibi o i territori d'oltremare, tanto per restare in tema francese, che tutti sappiamo essere ciò che resta della loro grandeur colonialista, già puntualmente ricordata dal collega Urso. Ci permettiamo di far notare l'anacronismo di 1,5 miliardi di euro allocati in quell'area, cioè dalle parti di Guadalupe, quando al nostro Paese, per fronteggiare l'emergenza migratoria, l'Europa ha assegnato meno di 100 milioni di euro, a fronte dei 5 miliardi di euro che ogni anno l'Italia spende per sostituirsi all'Europa. Una sussidiarietà alla rovescia, signor Presidente, che noi non accettiamo più. Di recente poi il commissario Oettinger ci ha illustrato il quadro programmatico finanziario, dovendo ammettere che il dopo Brexit, del quale lei ha parlato, necessita di ulteriori risorse da parte dei paesi e degli stati membri, da parte di tutti, anche per pagare una burocrazia, quella europea, che pesa per 9 miliardi di euro, che non sono proprio bruscolini. Ma noi le chiediamo invece di difendere la PAC e non di difendere i 9 miliardi della burocrazia europea. Oppure, per tornare alla grande emergenza immigrazione, potremmo proporre l'impiego di quelle risorse, così competenti e qualificate, impegnate a misurare zucchine o a obbligarci a svendere le nostre sofferenze finanziarie come le nostre aziende, ad aiutare invece le sfortunate popolazioni dell'altra sponda del Mediterraneo o dell'Africa subsahariana o di paesi come la Nigeria, che nonostante le grandi ricchezze esporta capitale umano per le più violente organizzazioni criminali. È rinviabile ancora, come ha ricordato lei prima, un grande piano di assistenza e di aiuti per quei paesi e per impedire che l'Europa venga ulteriormente destabilizzata? Noi crediamo che non si possa più attendere e che invece che zucchine, invece che i Caraibi, oggi tutto va concentrato in quel Mediterraneo che è frontiera d'Europa e in quella frontiera ci siamo soprattutto noi ad aver pagato in questi anni un prezzo altissimo. Ma mi sia consentito di dedicare alcune riflessioni sul punto che farete in preparazione del prossimo vertice di dicembre. Uno degli ultimi, signor Presidente, di questa Europa che sta per finire alla vigilia delle elezioni del prossimo Parlamento europeo.
Parlerete di assetto istituzionale e di governance, speriamo di Politeia, come auspica il ministro Savona e noi con lui. E vede, noi facciamo i conti con un assetto regolatorio dominato dagli input compulsati dalle crisi prodotte dalle speculazioni finanziarie, ma che dovrebbe riprendere il filo dell'analisi giuridica, e so di parlare a un esperto, per non tradire o peggio vedere soccombere la costituzionalità stessa del funzionamento dell'Unione Europea. In questo contesto giuridico non risolto da Nizza e meno che meno da Lisbona, ci si è illusi che l'adesione alla moneta unica fosse capace di garantire vantaggi per tutti, dagli stati ai cittadini, dalla riduzione dei tassi di interesse ai vantaggi del mercato interno alla stabilità dei prezzi. Che la materia fosse ostile a una rigorosa analisi giuridica si era già verificato alla prima rilevante controversia sottoposta alla Corte di Giustizia. Nella sentenza, infatti, sul patto di stabilità del 2004, la Corte è in grande difficoltà nell'inquadrare, secondo schemi giuridici, una questione eminentemente politica, quale la procedura per disavanzo eccessivo di due importanti Stati membri, come Francia e Germania. Ricordo solo che la Francia, incorsa poi successivamente nella reale procedura di infrazione per eccesso di deficit, ci è rimasta per 9 lunghi anni, uscendone solo nel maggio di quest'anno. È storia recentissima, è cronaca, la cronaca di un'Europa strabica, perché questo dimostra che le regole si interpretano o si applicano a seconda delle simpatie politiche e che non ci sono, ahimè, tavole della legge, ma solo strabiche decisioni politiche. Possiamo ancora oggi proseguire sulla strada della costruzione europea con gli occhi strabici o piuttosto batterci per ritrovare una visuale corretta, ampia, che riporti l'Europa a onorare i principi per i quali è nata: sviluppo, crescita e coesione, inclusione e giustizia sociale, per rafforzare le democrazie e la pace, quel bene preziosissimo che l'Europa finora ci ha garantito. Il gruppo Lega Salvini Premier e Partito Sardo d'Azione, signor Presidente, intende sostenere insieme agli alleati le scelte di governo che vanno e andranno proprio nella direzione della crescita, in Italia come in Europa. Ma a lei, signor Presidente, affidiamo il compito più arduo: convincere altri paesi a stringersi in una rinnovata alleanza per il salvataggio estremo dell'Europa, resa moribonda da medicine sbagliate, calcoli e regole sterili che hanno aumentato divari e disuguaglianze, fragilità e paura del domani. Ma l'Italia è un paese fondatore e dovrà essere rifondatore con nuove alleanze. E mi permetta di affidarla, per concludere, Presidente, una domanda al Presidente della Commissione Juncker, che sono certa incontrerà, certo prima che vada a fare il consulente in qualche grande banca d'affari o fondo speculativo. Ma la domanda è questa: come si concilia, e concludo, signora Presidente, con i trattati fondativi dell'Unione Europea, che il reddito medio pro capite degli Stati membri sia di circa 30.000 euro e il nostro sta esattamente nella media, mentre quello del suo paese, Lussemburgo, sia di 121.000 euro pro capite, 121.000 euro pro capite. E quel dumping fiscale concesso al Lussemburgo, sempre dagli strabici, è solo l'ultimo di tanti strabismi. E allora a questi signori che auspicano la lezione dei mercati agli italiani che non votano come garba loro, serve urgentemente un paio di occhiali per correggere tutto quello strabismo e che li aiuti anche a leggere bene la nostra manovra di bilancio, necessaria per rimediare i danni da essi prodotti alla nostra economia e a salvare questa Europa ammalata, distratta molte volte e troppe volte cinica. Grazie. Grazie, senatrice. Grazie, senatrice.